Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui per parlarvi dei miei preferiti make-up del periodo, che praticamente sono i preferiti dell'estate appena trascorsa. Spero nei prossimi giorni di girare anche un video con i miei preferiti skincare, solari, prodotti per capelli, eccetera, eccetera. Cominciamo subito con questa selezione stringata di prodotti e vorrei cominciare dal fondotinta. Ora, innanzitutto devo dire che io fondotinta ne ho utilizzati tanti, ne ho mixati, insomma, li ricombino, è una cosa che faccio spesso, devo dire, tra loro, soprattutto per poter sempre ottenere un colore, diciamo, al passo con la progressiva abbronzatura. Però quello che ho utilizzato di più di tutti, senza dubbio, è lui, ed è il fondotinta Stay Naked Weightless Liquid Foundation di Urban Decay, che per l'estate ho acquistato in questa colorazione che vedete, che si chiama 60, è la 60 WY Medium Dark Yellow, che in realtà è un colore un po' troppo aranciato per la mia carnagione. Insomma, infatti sicuramente il prossimo anno andrò ad acquistare un colore un pochino più neutro. Comunque, secondo me questo è un fondotinta strepitoso, un fondotinta adatto per le pelli miste e grasse, che viene descritto come un fondotinta opaco dalla texture leggera come una seconda pelle e dalla tenuta fino a 24 ore. Ha una texture fluida, facile da applicare, però tende a fissarsi rapidamente, quindi va lavorato alla svelta, si fonde perfettamente con la pelle senza lasciare tracce. Non è un full coverage, direi che ha una coprenza media modulabile, per me comunque è sufficiente. Ha uno splendido effetto perfezionante, lascia la pelle liscia, levigata e opaca, un finish infatti soft matte molto naturale. È un fondotinta super leggero che non si sente sulla pelle, non fa strato, non secca, non segna, non fa mai effetto cakey e anche dopo diverse ore, insomma, dall'applicazione risulta come appena applicato, quindi anche la tenuta è assolutamente eccezionale. È un fondotinta molto apprezzato, molto amato e direi che merita la sua fama. L'unica cosa che io non amo di questo prodotto è l'applicatore, è il dosatore, perché praticamente schizza il fondotinta dappertutto, sui muri, sui vestiti, tranne che sul viso. È veramente imprevedibile quello che succede schiacciandolo. Infatti io adesso ho trovato come fregarlo, perché vado ad erogare il fondotinta direttamente in un pennello, però sinceramente spero che in futuro risolvano questo spiacevole problema. Per quanto riguarda il correttore, io non uso il correttore sul viso, ma lo uso ovviamente per correggere le occhiaie, e ho utilizzato quest'estate, quindi è il mio preferito, il Modern Concealer L'Oreal, che su Amazon ho acquistato, quindi per la stagione estiva, nella colorazione 331 Latte, che è un beige medio, vediamo se riesco così a mostrarvelo, è un beige medio, direi abbastanza neutro, che sicuramente va bene per me, insomma, può andare, diciamo così, è quello che ho utilizzato anche stamattina, anche se lo avrei preferito un po' più giallino. Quindi anche in questo caso sicuramente il prossimo anno comprerò un colore differente. Purtroppo acquistando online spesso capita, a me capita spesso, di sbagliare tonalità. Comunque questo è un correttore che ha un applicatore molto grande, a spugnetta, come vedete, abbastanza grande, quindi che rende l'applicazione semplice e veloce, ed è un correttore che a me ricorda tantissimo, per le sue caratteristiche, il correttore Shape Tape di Tarte, correttore che io ho amato e comprato tantissimo, poi non l'ho comprato più proprio perché ho scoperto questo. E devo dire però che ci somiglia molto nei pregi ma anche nei difetti, nel senso che si tratta di un correttore pigmentatissimo, coprentissimo, che però ha una texture un po' asciutta, che va lavorata per bene e velocemente, e va applicato praticamente in piccole dosi su una base ben idratata, altrimenti non fa un bell'effetto, perché tende a fare effetto cakey, quindi a fare effetto pesante e gessoso. Ma con i dovuti accorgimenti, secondo me è un correttore strepitoso, perché ha una resa fantastica, è coprentissimo, le mie occhiaie le copre alla perfezione, io lo lavoro direttamente con le dita o con una beauty blender, ha un finish soft matte molto naturale, leviga molto bene la zona, è fissato con una cipria, rimane al suo posto tutto il giorno senza depositarsi nelle pieghette, insomma, quindi ha anche un'ottima tenuta. Ho dovuto aprire al corriere, sono sola in casa e tra l'altro mi ha consegnato il mio ultimo ordine Charlotte Tilbury, che non vedo l'ora di aprire. E comunque vi dicevo, per me è un ottimo correttore e ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché io su Amazon lo pago circa 10 euro. Per fissare questo correttore io praticamente ho utilizzato tutta l'estate la Bake & Blot Powder di Make Up Revolution nella colorazione Banana Light. Vi segnalo che c'è anche banana e banana di
È una polvere che ha una texture vellutata e sottile, che non fa strato, non fa spessore. Il colore non è molto giallo, quindi è adatto secondo me a tante carnagioni. È perfetto per illuminare le carnagioni da chiare a medie. Si fonde perfettamente con la pelle senza depositarsi nelle pieghette. Non fa effetto secco polveroso, ha un bellissimo effetto blurring, proprio un effetto sfocatura, e illumina l'area in modo veramente visibile e tangibile. Non ha un finish completamente matte, ma appena appena satinato, che a mio avviso è veramente l'ideale per la zona del contorno occhi. Insomma, io amo, chi mi segue sa che io amo le polveri compatte e gialline, e questa veramente per me è stata una bella scoperta. E anche in questo caso è un prodotto che ha un prezzo super accessibile, perché costa circa, insomma, 5-6 euro, una cosa del genere. Comunque veramente poco, 5,90 euro, insomma, poco, assolutamente accessibile quindi a tutti. E per fissare invece il fondotinta, la cipria che ho utilizzato di più è una cipria che ho ricevuto da My Beauty Web, uno dei portali italiani di riferimento per quanto riguarda la cosmetica, il beauty ed il benessere, ed è una cipria del brand svedese Isadora, brand che io amo particolarmente, e si chiama Velvet Touch Ultra Cover Compact Powder con SPF 20, ed è una cipria con compatta, ad alta coprenza e ad effetto opacizzante. Io l'ho ricevuta dal brand in due colorazioni. Quella che ho utilizzato di più è questa, la numero 64 Warm Sand, colorazione, colore che insomma durante l'estate è diventato un pochino troppo chiaro per la mia carnagione, però devo dire ho continuato ad utilizzarla a volte, perché l'effetto di questa cipria sulla pelle è veramente strepitoso. Questa è una cipria che ha veramente tutte le caratteristiche che io cerco in una cipria estiva. Ha una texture sottile e vellutata al tatto, levica la pelle, che è una meraviglia, proprio crea una base vellutata, uniforma l'incarnato, minimizza, corregge le imperfezioni, aumenta quindi la coprenza del fondotinta, e può anche essere utilizzata come fondotinta in polvere, perché la formula è veramente molto pigmentata. È particolarmente indicata per le pelli miste e grasse per il suo potere opacizzante, infatti rende la pelle opaca e la mantiene opaca per molte ore. Dulcis in fundo ha anche un SPF 20 che protegge quindi la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, quindi è veramente una cipria secondo me fantastica, perfetta per l'estate. Per quanto riguarda il make up occhi, devo dire che quest'estate io ho utilizzato pochissimo palette e ombretti in polvere, insomma in generale. Per me questa è stata veramente l'estate di matitoni e matite. Per quanto riguarda i matitoni, ho letteralmente adorato i Cupid's Arrow di Nabla Cosmetics, questi matitoni multiuso dal colore intenso e a lunga tenuta. Sono scriventissimi, hanno una texture morbida e scorrevole, si sfumano anche in modo omogeneo senza creare macchie, e potete utilizzarli sia da soli per creare dei veloci smokey eyes veramente in pochi gesti, è quello che io ho fatto quasi tutta l'estate e anche stamattina. Potete utilizzarli sia all'interno che all'esterno dell'occhio, e sono ottimi anche come basi per il make up. Sono sfumabili, altamente sfumabili, ma nell'immediato, perché una volta che si fissano non li muovete più finché non vi struccate, e come vedete sono veramente molto pratici, hanno un formato compatto, sono prodotti veramente semplici e veloci da utilizzare. Voglio mostrare da utilizzare, no, da utilizzare, che cosa dici Paola? Comunque voglio mostrarvi rapidamente i due colori che ho utilizzato di più. Eccoli qua, sono due colori stupendi. Devo fare la convergenza per gli swatches. Comunque abbiamo il primo swatch è relativo al Cupid's Arrow 2, che è questo marrone scuro e neutro freddo, un must have assoluto, un colore che non può mancare in nessun beauty case. E poi abbiamo Arrow 3, che invece è un color mora, come vedete, un vinaccia intenso, che è veramente imperdibile per chi ha gli occhi verdi. Questo insomma dovete averlo se avete gli occhi verdi, perché nella rima interna soprattutto è strepitoso, come dire, se avete gli occhi verdi con questo, dopodiché li avrete verdissimi. È veramente un colore che esalta e tira fuori il verde dell'iride, e comunque sono strepitosi. Oggi ovviamente ho utilizzato il color mora sfumato sulla mia palpebra
palpebra mobile. Le mie matite occhi preferite dell'estate sono invece le All Day Love di Clio Makeup, matite vegane e a lunga tenuta. Sono disponibili in due colorazioni, black e choco. Sono matite scriventissime, super pigmentate, il tratto è immediatamente pieno, intenso e omogeneo, la texture è morbida e scorrevole e potete utilizzarle sia nella rima interna che lungo la rima ciliare superiore o inferiore. Appena applicate, grazie alla loro texture cremosa, sono facili da lavorare, potete sfumarle con le dita o con un pennello per ottenere dei make-up sfumati, ma una volta che si fissano non le muovete più neanche con le cannonate e sono anche resistenti all'acqua. I colori sono bellissimi, vediamo se sono già pronte insomma con gli swatches per non fare danni in diretta. Abbiamo quindi la matita black, che è questa, come vedete un bel nero intenso per uno sguardo profondo e magnetico, e poi abbiamo la Gioco, che è un marrone molto scuro, neutro freddo, e la Gioco devo dire secondo me è strepitosa, perché come vedete è un marrone insomma non troppo chiaro, non slavato, è veramente un'ottima alternativa al classico nero. Io spessissimo di giorno preferisco utilizzare le matite marroni al posto delle nere, perché danno definizione allo sguardo ma con un risultato molto più naturale. Ora io queste due matite quest'estate le ho utilizzate tantissimo, sia nella rima interna dove hanno una scrivenza che è veramente imbarazzante, ma anche sfumate, quindi con un pennello angolato lungo la rima ciliare superiore. Ho preso la mano col pennellino angolato, l'ho fatto anche stamattina con la nera, insomma, e l'effetto devo dire mi piace tantissimo. Sono matite sì molto scriventi ma anche molto resistenti, non sbavano, insomma non colano, e per rimuoverle completamente e bene è necessario un bifasico. Per me sono ottime, hanno tutte le caratteristiche che io cerco in una matita, perché sono morbide, scriventi, scorrevoli, ma non hanno bisogno e non hanno bisogno di ritocchi per tutto il giorno. Per quanto riguarda invece la categoria mascara, il mio mascara preferito dell'estate è l'Instalength di Astra Makeup, recentemente riformulato insieme all'Insta Cares e all'Insta Volume, ve ne ho parlato in un video. Ora devo dire che dopo le prime applicazioni io preferivo l'Insta Cares, invece poi mi sono innamorata di questo, probabilmente anche per lo scovolino, e che è praticamente uno scovolino lungo, come vedete, conico e sottile, ricco di setole di diversa lunghezza praticamente, che riescono a raggiungere facilmente tutte le come si dice, tutte le ciglia, quindi anche quelle più corte nell'angolo interno dell'occhio. È uno scovolino che pettina le ciglia alla perfezione, quindi dà la definizione che io amo, e in più non mi crea problemi durante l'applicazione, perché praticamente non tende a macchiarmi la palpebra. La nuova formula è più fluida, è ricca di un mix, insomma contiene un mix di cere vegetali che rendono le ciglia lunghe e folte, e anche olio di ricino per garantire ciglia morbide e idratate. La formula mi piace molto perché è facile da lavorare, non crea grumi, non tende ad appiccicare le ciglia durante l'applicazione, il nero è bello intenso, le ciglia restano morbide ed elastiche, e dura tutto il giorno senza sbavare, senza sgretolarsi, e non è difficile da struccare. E devo dire che con un paio di passate io ottengo un discreto effetto, lo potete vedere perché l'ho applicato anche stamattina, sia in termini di lunghezza che di volume che di curvatura, insomma, quindi devo dire che per me insomma l'effetto mi piace, mi soddisfa. Questo mascara costa soltanto 2,90 euro e sicuramente io continuerò ad utilizzarlo. Ora, come blush quest'anno il mio preferito dell'estate è Lola di Nabla Cosmetics, uscito con la collezione estiva Miami Lights. Io amo tutto di questo blush a partire dal nome. Ora, fa parte della linea skin glazing, che comprende illuminanti barra blush dalla texture iper sottile, impalpabile, ultra aderente, e dall'incredibile effetto specchiato. Skin glazing significa letteralmente pelle dall'effetto smaltato, infatti donano proprio quell'effetto glass skin che tanto amano i coreani, di pelle quindi levigata, traslucida, riflettente come un pezzo di vetro, ma non scintillante. Infatti il bello è che non donano un effetto sparkle alla pelle, ma una luminosità diffusa, come se la pelle fosse naturalmente luminosa. Si fondono con la pelle diventando un tutt'uno, non fanno strato e durano tutto il giorno. Io amo gli skin glazing, anche gli illuminanti. Comunque il blush Lola è meraviglioso, vediamo se riesco anche ad aprirlo così ve lo mostro. È bellissimo, vi dicevo, si tratta di un color anguria, diciamo un corallo rosato. Un attimo che mi avvicino con questa videocamera, ancora devo prendere bene le misure, e vi dicevo
dicevo, è questo color anguria, un corallo rosato di media intensità con sottili riflessi ambra e pesca. È un colore che dona vitalità e illumina l'incarnato senza mai risultare troppo vistoso. È molto trasversale, è perfetto per l'estate perché esalta l'abbronzatura. Io lo trovo meraviglioso, Lola di Nabla, e ovviamente è quello che potete vedere stamattina sulle mie guance. Procediamo perché devo parlarvi anche del bronzer. Non so se ricordate, ma prima dell'estate vi ho parlato della nuova linea makeup Resistant firmata Australian Gold, brand americano già leader nei cosmetici solari. Linea makeup che io ho ricevuto per intero dall'azienda milanese Euracom, che distribuisce in esclusiva il brand in Italia. Ora, si tratta di una linea makeup molto interessante, una linea makeup ideale, insomma, da utilizzare tutto l'anno, 12 mesi all'anno, ma particolarmente indicata in caso di sole e spiaggia grazie alle formulazioni waterproof e water resistant e arricchite con fattore di protezione solare. Ora, io ho provato tutta la linea, ho utilizzato quest'estate diversi prodotti, linea che per ora è abbastanza stringata perché contiene e comprende 7 prodotti più un pennello. Il mio prodotto preferito è la bronzing powder con SPF 50, e purtroppo mi si è rotta, come vedete, la confezione. Per fortuna non si è rotta la gialda, che tra l'altro è enorme, contiene 17 grammi di prodotto, quindi potete tranquillamente anche lasciarla in eredità. E si tratta di una terra ben pigmentata, setosa, leggera, dalla texture sottile e molto modulabile, che ha quindi questo SPF 50 che protegge la pelle in caso di esposizione al sole. Il colore è bellissimo perché è proprio un bronzo praticamente dorato, caldo ma come vedete non aranciato, con dal finish satinato, con dei glitterini dorati all'interno, non tantissimi ma ci sono, ma l'effetto comunque è molto bello perché dona proprio un effetto bronzeo, luminoso ma sicuramente naturale come tonalità, e dona un healthy glow, un bagliore sano che si arricchisce di queste iridescenze dorate. Dona sicuramente un effetto abbronzato ma nel contempo anche luce al viso, quindi diciamo che è un po' un bronzer e un illuminante tutto in uno. Per la presenza dei glitterini io sicuramente non lo utilizzerei, non l'ho mai utilizzato su tutto il viso, però solo sui contorni mi piace molto, l'ho utilizzato anche oggi perché dona proprio un colorito splendente che cattura la luce. Proseguiamo con il mio illuminante preferito dell'estate, non ho dubbi, powder highlighter Skinny Deep di Jouer. Io amo questo illuminante, in realtà amo proprio la linea di illuminanti di questo brand. La formula infatti è pazzesca, si tratta di una texture cremosa in polvere, sottile e super vellutata, ricca di perle ultrafini e pigmenti luminescenti che donano un effetto super glowy senza enfatizzare la texture della pelle. Il film infatti è intensamente luminoso ma non scintillante, sono ben pigmentati e praticamente, vediamo di non mettere l'illuminante sul bronzer, dicevo, sono assolutamente ben pigmentati, infatti ne basta un poco per ottenere una luminosità molto intensa. Il colore di Skinny Deep è bellissimo, eccolo qua, mi fermo un attimino così mette a fuoco. Considerate sempre che io in questo momento sono marrone sulle braccia, insomma, in particolare, comunque è un pesca dorato medio chiaro caldo e dal finish praticamente metallico, come vedete sulla pelle abbronzata, su una carnagione calda come la mia, questo colore è veramente una bomba. Vi dicevo che in generale sono innamorata degli illuminanti Jouer perché la formula mi ricorda tantissimo quella degli illuminanti Becca, che per me sono il top, e come quelli Becca anche questi di Jouer durano praticamente inalterati per tutto il giorno. Per quanto riguarda le labbra, devo dire che io solitamente porto al mare un cassetto di rossetti e matite che poi puntualmente non utilizzo. Quest'anno ho deciso di portare con me una decina di prodotti e ho fatto benissimo. In particolare il prodotto labbra che io ho utilizzato di più quest'estate è la Velvet Line Lip Liner di Nabla nella colorazione Body Language della vecchia collezione estiva The Nude, una matita che adesso è diventata anche difficile da reperire. Io la amo tantissimo e l'ho trovata per fortuna, insomma, su Maki Beauty, e ne ho acquistate ben 3 copie, insomma, perché per me è veramente una matita nude strepitosa. E si tratta, vediamo se riesco a farvi uno swatch, si tratta praticamente di un marroncino medio scuro e caldo,
che ha sicuramente anche un tocco di rosa al suo interno. Sulla mia carnagione io adoro letteralmente questo colore, fa le labbra e questa matita super super sensuali, devo dire che io la uso per accompagnare tanti rossetti nude, però la utilizzo spesso anche da sola proprio a mo' di rossetto, perché queste matite hanno una texture morbida e cremosa, sono molto confortevoli e sono anche waterproof, quindi sono veramente a lunghissima tenuta. Un'altra matita che io ho utilizzato tantissimo è invece di Wycon, della linea delle Intense Lip Pencil. Sapete che amo queste matite economiche e molto molto valide, e ho utilizzato tanto, vi dicevo, la numero 64, che si chiama Spicy. Vi mostro subito il colore, è sempre una matita nude, io amo, sapete, le tonalità nude, e però si tratta di un marroncino, diciamo medio e caldo, che ha un sottotono sul cannella, insomma un sottotono rossastro, come vedete, decisamente un colore più caldo rispetto alla matita Nabla, però insomma sono entrambe tonalità nude veramente strepitose a mio avviso. Poi un altro prodotto labbra che ho utilizzato tantissimo è il Coco Love Antoinette di Clio Makeup. I Coco Love sono lip balm che uniscono le qualità di un rossetto a quelle di un balsamo labbra, hanno una texture burrosa ma non sticky, non appiccicosa, un profumo di cocco vaniglia, una coprenza modulabile e sono super confortevoli. La formula è ricca di un mix di attivi che garantisce un intenso effetto idratante e rendono le labbra lisce, morbide, lucide, donano proprio un bel aspetto sano, curato, definito, uniforme. Sono fantastici da soli, ma sono ideali anche da utilizzare magari sopra un rossetto matte quando le labbra hanno bisogno di un tocco di idratazione. Antoinette è un colore bellissimo, io vi ripeto, l'ho usato tantissimo, in particolare secondo me per l'estate è una bomba, e si tratta di un marroncino rossastro, quindi un marroncino anche in questo caso insomma un colore caldo, secondo me super elegante, un colore molto naturale sulle labbra che si fa notare, ma sicuramente con eleganza, adatto veramente a tutte le occasioni. Se non avete provato i Coco Love, provateli perché sono davvero una coccola per le labbra. Poi questo, il fatto che sono veramente molto modulabili come coprenza, e secondo me è una cosa interessante, insomma, perché li potete usare da soli, li potete sovrapporre ai rossetti ottenendo degli effetti comunque sempre differenti. Poi sempre per le labbra e sempre di Nabla Cosmetics, quest'estate io ho amato tantissimo gli Shine Theory Lip Gloss, usciti sempre con la collezione estiva Miami Lights, disponibili in 6 colorazioni che hanno un finish differente e anche una concentrazione di perle differente all'interno a seconda della nuance. Hanno una texture sottile e leggera, sempre non sticky, insomma non appiccicano assolutamente le labbra, hanno un bellissimo finish ultra specchiato, donano proprio alle labbra un effetto bagnato e sono super confortevoli. Sono ideali per l'estate, per labbra morbide, idratate, levigate, luminose, rimpolpate, e sono estremamente versatili perché potete indossarli sia da soli che sovrapposti, quindi a matite e a rossetti. Ora, i due colori che ho amato di più sono questi due. Questo praticamente credo di averlo quasi terminato, vediamo se riesco a fare degli swatch volanti. Comunque, i due colori che ho amato di più si chiamano Renaissance, che è questo. Faccio tutti e due gli swatch così evito di fare un disastro. Ok, ecco qua, così ve li mostro tutti e due insieme. E vi dicevo, Renaissance, che è praticamente il primo, che è un gloss trasparente con dei riflessi, ricco di riflessi champagne rosati, elegantissimo, veramente splendido per illuminare qualsiasi rossetto nude. E poi ho utilizzato tanto Stardust Radio, che come vedete è un rosso pescato caldo, sempre con base colore un po' sheer e con riflessi molto sottili sull'oro rame. È un colore che dona un effetto arrossato molto naturale, un rosso sofisticato e delicato, perfetto per tutti i giorni. Questi prodotti labbra, insomma, come dire, pochi ma buoni. Ecco, ho usato quasi esclusivamente questi prodotti che avete visto, però li ho veramente amati particolarmente. E per quanto riguarda invece la categoria unghie, diciamo così, smalti, il mio prodotto preferito dell'estate è firmato Bella Oggi e si chiama Forever Young trattamento ricostruttivo, a un costo di 3,90 euro ed è disponibile nell'unica colorazione Milky Beige.
Che cos'è? In pratica si tratta di un filler, un prodotto questo, devo dire, che io praticamente ho utilizzato quasi tutta l'estate come unico smalto estivo praticamente sulle mani, perché l'ho usato una volta, l'ho apprezzato talmente tanto che non l'ho più lasciato. Che cos'è quindi in buona sostanza? Si tratta di un filler per unghie rovinate dal tempo, che ha uno splendido effetto levigante, dona alle unghie un aspetto sano e giovane, rendendole proprio lisce e lucide. Le unghie appaiono immediatamente più belle, secondo me, in modo assolutamente naturale, e il colore è raffinatissimo perché si tratta di un beige latte chiaro. Tenete presente che non è coprentissimo, perché io faccio solitamente due passate, queste sono due passate, e resta leggermente sheer. È facile da applicare, ha un'ottima consistenza, non fa le striature, non lascia le strisce nemmeno se lo applicate al buio, ha un pennello ampio, si asciuga rapidamente e ha anche un'ottima tenuta senza top coat. Considerate in più che ha un effetto molto delicato sulle unghie, quindi anche quando comincia a crearsi qualche scheggiatura, insomma, sulle punte, l'effetto non si nota quasi per niente, in buona sostanza non si nota granché, e io infatti lo tengo sempre sulle unghie per almeno una settimana. Ora, Bella Oggi propone, ho visto, diversi smalti di questa linea, diversi smalti curativi, il rinforzante e quello per stimolare la crescita, e sinceramente ho il desiderio adesso di provare anche qualche altro prodotto di questa linea. Se comunque come me amate gli smalti nude, questo dovete assolutamente provarlo, è veramente una bomba. Io infatti devo ringraziare mia mamma, perché è stata lei a portare questa boccetta a casa mia all'inizio dell'estate. Concludiamo: per la categoria makeup capelli vince l'Air Mascara firmato Schwarzkopf, che io utilizzo nella colorazione medium brown. Allora, io sono sicuramente fortunata, perché ho 45 anni, ovviamente non sono fortunata per questo, però insomma ho pochissimi capelli bianchi che sono localizzati in particolare proprio in questa zona, quindi all'attaccatura. Vabbè, ovviamente adesso non li vedete perché li ho coperti, comunque ci sono pochi, ma ci sono. Vi dicevo, io prima utilizzavo prodotti spray e spesso combinavo disastri, perché tendevo a colorarmi pure la fronte, in buona sostanza. Questo prodotto invece per me è stato veramente la svolta, perché è facilissimo da applicare, ho proprio ovviamente uno scovolino come un classico mascara, è facilissimo da applicare, praticamente si asciuga rapidamente senza lasciare tracce, senza lasciare residui, dona un risultato assolutamente naturale, e la cosa che mi piace di più è che si può proprio fare un lavoro di precisione, quindi si può andare a lavorare pelo per pelo, quindi davvero per me è un prodotto ottimo. Oltretutto, ogni volta che lo uso ormai mi viene da ridere, perché una volta mia figlia Iris ha visto che lavoravo praticamente con qualcosa sui capelli e mi ha detto testualmente: mamma, se cominci a truccarti anche i capelli ti giuro che io me ne vado da questa casa. È ancora qua per il momento, anche perché non ha neanche 4 anni, insomma, però veramente i bambini sono una comica, sono veramente troppo forti. Bene, io con questo prodotto ho finito, spero di esservi stata utile, spero anche di non avervi annoiato, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.